Abbiamo organizzato in onore dei festeggiamenti della Maresentissima Addolorata di Sant'Elia questa settimana dello sport. Ci tengo pure a precisare che questa è un'amministrazione che vuole stare vicino allo sport, vicino ai giovani, perché in questi anni abbiamo visto che non sono state riconosciute moltissime associazioni del territorio che svolgono con grande sacrificio le proprie attività sportive. Tant'è vero che oggi abbiamo ringraziato il club nautico di Solanto per il suo trentennale, ma anche perché è una realtà nel nostro territorio che per molti anni è stata trascurata o non ha avuto la giusta visibilità. È intenzione di questa amministrazione mettere come ruolo centrale lo sport. Ieri è iniziata questa rassegna con un torneo di pesca svolto a Sant'Elia che ha visto 15 partecipanti e devo dire che si sono divertiti ed è stata una bella cosa. Oggi invece, ripeto, abbiamo premiato il club nautico di Solunto. Oggi si sta proseguendo con altre attività sportive e poi il tutto verrà premiato domenica per la festa di Sant'Elia e quindi daremo delle targhette, delle medaglie a tutti coloro che hanno partecipato all'evento. Ci tenevo anche a ringraziare il Presidente del Consiglio, Daniele, che si è attivato in prima persona a far sì che tutto l'evento riuscisse e quindi devo dire che sono soddisfatto di questa prima rassegna della settimana dello sport. Con i ragazzi santelesi abbiamo voluto far questa Pupo Cup in onore di due nostri compaesani scomparsi prematuramente, Roberto e Michele. Infatti è Pupo Cup 2022 Memorial Roberto e Michele. Gli amici di Sant'Elia ci tenevano in particolar modo e abbiamo destinato il tutto alla Pupo Cup, perché la Pupo Cup originariamente è sempre stata qua alla stazione, il calcio di strada che ha una storia trentennale su Santa Flavia. Ora l'abbiamo ripreso. Come poc'anzi detto, il tutto nasce nel 2017 con la città che vorrei. All'epoca ero un consigliere d'opposizione e con questa associazione abbiamo dato questo strumento per poter far comprendere quello che sapevamo fare noi. Ora fortunatamente, grazie anche al contributo dell'assessore principato e del sindaco D'Agostino che ci dà massima fiducia nell'organizzazione degli eventi, la Pupo Cup entra in una settimana di eventi, la settimana dello sport, che come precedentemente ha informato il sindaco, è cominciato con Sant'Elia, con la pesca, poi stamani con Solanto e quant'altro, e colgo occasione a tutti voi per invitarvi sabato dalle 17 alle 20, perché l'evento si concluderà in via dei Cantieri su Sant'Elia, dove ci sarà la giornata dello sport, dove tutte le attività sportive sia di contatto che singole o calcistiche faranno delle proprie esibizioni della propria disciplina sportiva, anche per avvicinare il più possibile i nostri giovani all'attività sportiva.